Amici telespettatori, amici calabresi soprattutto, bentrovati da Marco Renzi. Siamo finalmente arrivati a Verona, la splendida città che ospita come sempre e come da sempre questa fiera, il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati. Vinitaly, noi ci siamo anche quest'anno per seguire soprattutto il Made in Calabria, il nostro fiore all'occhiello della produzione agroalimentare calabrese. Tante le aziende, tanti produttori vitivinicoli presenti, li incontreremo durante questi giorni dal 7 al 10 aprile 2013 appunto, per sentire come sta andando il mercato, quali sono soprattutto le novità. Intanto vi diamo subito qualche numero su questa fiera, riflettori puntati in assoluto da tutta Europa su questo grande evento: 97.000 metri quadrati di esposizione, quasi 160.000 i visitatori presenti, 4.200 le aziende coinvolte. Pensate, gli espositori presenti in questo immenso centro che è il centro fieristico di Verona, appunto, dove ci troviamo. Allora, godetevi lo spettacolo dedicato al vino, ai distillati, ma anche all'olio extravergine di oliva, altro fiore all'occhiello appunto della nostra produzione agroalimentare calabrese. Benvenuti a Verona al Vinitaly 2013. Verona anche per incontrare con piacere Nuccio Caffo, che è l'amministratore del gruppo Caffo, nonché presidente dei giovani di Confindustria Calabria. Presidente, come sta? Bentornato al Vinitaly. Bentornato a te Marco, che ormai ci segui da diversi anni, vedo che non manchi mai a questo appuntamento, come noi d'altronde, la fiera più importante per noi, per il nostro settore, e quest'anno diciamo siamo rinnovati un po' come immagine, diciamo, col nuovo stand. Ecco, l'ho notato perché ci sono stato lo scorso anno. Chi ci ha guardato lo scorso anno noterà subito anche i colori nuovi, l'immagine nuova che avete voluto dare quest'anno al vostro stand, perché l'immagine è importante, conta. Sì, abbiamo fatto un restyling, diciamo, puntando sempre come prodotto principale sull'amaro del capo. Abbiamo dato ancora più un senso di fresco, di ghiacciato, con questo bianco che è un bianco ghiaccio, insomma, che segue il nostro prodotto ormai da tantissimi anni. Poi, per quanto riguarda l'amaro, abbiamo presentato il nuovo Magnum da 3 litri, quindi una confezione diciamo in edizione limitata, che la stiamo lanciando insomma da poco. L'ho vista, è bellissima questa bottiglia enorme, grande, dal senso proprio dell'importanza, dell'imponenza della mano del capo. Sì, è il debutto diciamo ufficiale, proprio questo del Vinitaly. Diciamo che abbiamo un po' voluto valorizzare la crescita del prodotto facendolo crescere anche di dimensioni.
È cresciuto non soltanto nelle dimensioni. L'Amaro del Capo è il prodotto sicuramente di punta, quello che vi ha regalato, continua a regalarvi più soddisfazioni in Italia e nel mondo, Nuccio. Sì, sicuramente il nostro prodotto principale, che diciamo, fa anche da traino per tutta la nostra gamma, poi con tutti gli altri prodotti, tra cui il liquorice e l'altro prodotto molto conosciuto, e così via con una serie di liquori, diciamo, soprattutto a base dei nostri prodotti diciamo, tipici calabresi, dal bergamotto al finocchietto, tutto il resto, insomma, che i consumatori soprattutto in Calabria conoscono molto bene. Ecco, chi ci sta guardando sa che noi siamo al Vinitaly, ma il Vinitaly non è soltanto la fiera del vino, questa vetrina importante, ma anche dei distillati, dei liquori. Ecco perché Caffo è presente con tutta la varietà dei suoi prodotti, anche dei distillati. Sì, anche dei distillati, abbiamo delle nuove grappe che stiamo presentando a questo Vinitaly, oltre, diciamo, a quelle che già avevamo, alla linea delle grappe, oltre a quelle calabresi che produciamo nel nostro stabilimento storico dell'Imbati, abbiamo anche una produzione di grappe che produciamo in Friuli, in provincia di Udine, e quindi abbiamo, diciamo, completato la gamma. Quest'anno, come novità, poi magari quando andiamo dentro faccio vedere la nuova bottiglia, presentiamo la grappa unica di Calabria, che è praticamente questo per celebrare il fatto che la nostra è l'unica distilleria operante sul territorio calabrese, e quindi siamo gli unici a distillare le vinacce delle cantine della Calabria, e che vanno a finire in questa grappa che, diciamo, è la grappa Caffo che facevamo prima, che abbiamo ribattezzato con questa nuova veste. Poi c'è la vecchia grappa Caffo, che è la versione invecchiata, e a completare la gamma di questa linea di grappa che stiamo spingendo in questo Vinitaly è un nuovo prodotto, la grappa Caffo morbida, che per i consumatori che non amano la grappa tradizionale ma cercano un distillato un po', diciamo, più fine, meno aggressivo, quindi siamo andati incontro anche a questi gusti, diciamo, copriamo per tutti i gusti, per tutti i gusti, per tutti i palati. Io lascerei chi ci sta guardando alle immagini dello stand, che sono molto belle, quindi ve lo facciamo vedere per intero nella sua totale bellezza. C'è anche un bell'ufficetto dove ci accomodiamo un attimo, perché ho voglia di farvi vedere la nuova bottiglia dell'Amaro del Capo, ma qualche altro prodotto di nicchia anche di Caffo. Lo vediamo nell'ufficio di Nuccio, va bene? Va bene, grazie. Sky full of city lights, shadows on the wall. I'm finally waking up as night's about to fall. Beh, aspettando di entrare nell'ufficio del signor Caffo per scambiare due chiacchiere con lui, presentare quelle che sono le novità del Vinitaly, abbiamo incontrato una coppia, credo che siano fidanzati, marito, moglie, non so, boyfriend, no? No. Amici? Friends, non sono italiani, quindi caschiamo proprio male, qui dobbiamo bere Amaro del Capo a non finire. Lei come ti chiama? What's your name? Nadia? E tu? Andres. Andrea e Nadia, vabbè, Andrea e Nadia, cioè, senza S, che andiamo proprio, accorciamo. State assaggiando l'Amaro del Capo. Do you like? Yes, I like it, I tried it before and I like it really much, so. When? Here in Italy, several days ago. Do you like so much? Yes. Dimmelo. Yes. Andrea, e tu? First time I tried, but... First time here, in Vinitaly? First time I'm in Vinitaly and first time I tried this liquor, but it's good, I like it. Amaro del Capo. Amaro del Capo. In Spain we don't have it. I mean, maybe we do have, but I didn't know. Avete capito tutto? Insomma, è buonissimo, questa è la verità. It's really good. Buono. È buono. Grazie, però siete una bella coppia. Grazie. Prego, ciao, grazie. Ciao. Mi
mi sono spostato per un attimo dall'altra parte del bancone, accanto a quelle che sono le ragazze ufficiali, i volti ufficiali ormai da tanti anni di Caffo, dell'Amaro del Capo e di tutti i prodotti Caffo qui al Vinitaly anche quest'anno. Sempre quest'anno, sempre presenti ormai. Siamo da quanti anni? 6, 7, lei 7, io 6, sono arrivata l'anno dopo. Beh, da sempre, insomma. Siamo proprio un must. Grande fiducia nei vostri confronti sicuramente. Esatto. Sì. Tu ti chiami? Giulia, e tu? Denise. Di dove siete? Verona. Brescia. Verona e Brescia, più o meno giocate quindi in casa? In casa, siamo in casa. Come va l'Amaro del Capo e quali sono i prodotti che più vi richiedono qui al bancone? Sicuramente l'Amaro e il liquor ice. C'è gente che aspetta, venite ad assaggiare. Amaro del Capo, guarda, ne approfittiamo, tu sei? Andrea, di dove? Di Verona, quindi anche tu del posto, conosci già l'Amaro del Capo? Forse lo bevevo in Sudafrica. Mica calabrese in Sudafrica mi dava sempre l'Amaro del Capo. In Sudafrica tu bevevi l'Amaro del Capo? Ovvio, certo. Ma grande, questo Amaro del Capo è... Sembra una cosa fatta così, ma è vero. L'Amaro del Capo bevo in Sudafrica. Ma noi ci crediamo. Dai, fai l'assaggio in diretta. L'assaggio in diretta, scusa, stiamo facendo un'intervista. Lo volete bere anche voi, no? Buonissimo, top. Tu lo conoscevi già, lo sapevi, ma anche per i nuovi che si accostano per la prima volta al gusto, al sapore dell'Amaro del Capo. Senza dubbio li conquista. Richiedono sempre, tornano di anno in anno, sempre sono presenti. Beh, c'era grande folla prima, c'era tantissima gente qui che aspettava l'Amaro del Capo. Esatto, è molto richiesto. Dopo pranzo soprattutto bevono molto. Dopo pranzo, dopo cena, a colazione. Insomma, a colazione magari proprio. Non esageriamo. Senti, poi quest'anno, come abbiamo già detto prima, notiamo la bellezza e la novità dello stand. Sì. A voi è piaciuto? L'anno scorso era nero, quest'anno bianco? Sì, sono stati bravissimi in effetti. A te, tu preferivi quello dell'anno scorso o quello di quest'anno? Quest'anno sicuramente. Più bello, questo bianco, luminoso. Sì, esatto. Dai, un saluto dallo stand dell'Amaro del Capo da parte tua. Ciao a tutti. E facciamo salutare anche lei in sudafricana a questo punto. No, quello non lo so. Ciao. Ciao, grazie. Alla prossima, grazie a voi. Sono nell'ufficio del gruppo Caffo attendendo Nuccio Caffo, che tra poco arriverà sicuramente con degli ospiti e una parte della sua squadra. Ci ha promesso di presentarci alcuni suoi uomini che lavorano, di calabresi che lavorano in Italia e all'estero. Aspettandolo però vogliamo scambiare due chiacchiere prima con Agostino Tripaldi, che è responsabile commerciale dell'azienda, che lavora in sede in Calabria e tra poco comunque sarà di nuovo con noi appena arriverà signor Caffo, anche perché dobbiamo fare dei ringraziamenti subito a delle persone che guardano sempre la nostra televisione, che sono delle persone importanti per l'azienda. Assolutamente. L'azienda è fatta anche di, oltre a noi che veniamo in fiera, volevo fare un saluto e un ringraziamento al reparto della produzione, che ogni giorno si dedicano con abnegazione a tutta l'attività e ci consentono di evadere tutti gli ordini che andiamo a fare, che sono spesso anche copiosi durante la giornata. Riusciamo sempre a rispettare i termini, quindi è giusto fare un saluto e ringraziare a tutti i ragazzi della produzione, il magazzino e i vari uffici. Ci associamo, salutiamo le persone che lavorano nell'azienda, nel reparto della produzione. Non è solo quello che vediamo, il commerciale, ma dietro il lavoro, dietro la produzione dell'Amaro del Capo, della Grappa, di qualsiasi altro vostro prodotto, c'è una lavorazione importante che è affidata a delle persone serie che lavorano costantemente ai macchinari, in tutto quello che poi... Che è il motore dell'azienda. Ci vediamo tra poco con lei, perché stiamo aspettando che arrivi Nuccio Caffo. Prima però incontriamo due calabresi che sono qui al mio fianco, che lavorano per l'azienda Caffo. È calabrese, di dove? Originario di Castrovillari, Marco Oliva, e sono in azienda ormai da circa 3 anni e mezzo e seguo il canale Oreca in grosso nell'area 2 Nielsen, quindi seguo il nord-est d'Italia. È stato un progetto, una sfida raccolta inizio 2010 con Nuccio Caffo, e quindi abbiamo unito la mia esperienza un po' nel settore, l'attaccamento al territorio, un'azienda calabrese in crescita e le enormi potenzialità
potenzialità che si potevano cogliere in questa zona, e adesso stiamo iniziando ad avere, diciamo, i primi risultati interessanti. Marco, ti hanno affidato una zona importante per quello che è il mercato. Sicuramente il nord-est dell'Italia è un po', anche come si usa dire in tanti articoli di giornale, la locomotiva, no? Quindi speriamo che per Caffo diventi non la locomotiva, perché sicuramente in Calabria abbiamo una notorietà, un'importanza notevole, però speriamo che diventi la prima classe, dai. Accanto a me c'è un altro calabrese, di dove? Io sono di Limbadi, sono Luca Collia. Di cosa ti occupi? Io mi occupo di tutti i clienti esteri, per cui tranne la Germania e gli Stati Uniti, dove abbiamo uffici propri, e per il resto, insomma, sono responsabile in sede delle stillerie Caffo. Diciamo che Germania e America, che incontreremo tra poco, perché verranno a trovarci insieme a Nuccio Caffo, tra poco verranno qui responsabili che sono più o meno indipendenti. Tu ti occupi degli altri mercati? Sì, diciamo che noi già da un pezzo esportiamo dal Canada fino all'Australia, anche in Europa siamo un po' ovunque. È chiaro che per un'azienda italiana oggi come oggi è necessario ampliare i propri confini, rimanere all'interno dei confini nazionali sarebbe un grave errore, insomma, ecco. Lavori per il gruppo Caffo da quanto tempo? Da quasi un anno. Gli ultimi 10 anni li ho passati in Emilia Romagna e sono tornato proprio per la distilleria Caffo, e perché credo nelle potenzialità inespresse della Calabria. Quindi hai passato 10 anni fuori, poi le persone valide, valorose, l'azienda Caffo le riporta a casa, o comunque le fa lavorare i calabresi all'estero per portare avanti il nome dell'azienda e il nome della Calabria. Tu in questo caso hai scelto di tornare in Calabria, a Limbadi, vivi e operi lì. Assolutamente sì, anche perché sennò Nuccio mi avrebbe fatto dei problemi. Quando si mette in testa una cosa è difficile dirgli di no, è una persona in gamba, insomma, giovane, è importante essere circondati da giovani. Io ho anche delle esperienze all'estero, insomma, però tornare in Calabria per me è stato bellissimo, è un orgoglio, insomma, e poi un'azienda così importante è quello che ci vuole oggi come oggi. Lavorare per un'azienda che ha un nome così importante, cosa ti fa sentire? Ma si lavora con una doppia carica, sia la carica consueta di un lavoratore che quotidianamente occupa un posto di lavoro e dà il meglio, e da calabrese lavorare per uno dei prodotti fondamentali per la cultura e la tradizione calabrese ti rende ovviamente doppiamente motivato la mattina, quando in un territorio nuovo da conquistare come quello in cui vivo quotidianamente si va a proporre, ad argomentare questi prodotti, e si inizia ad avere dei riscontri positivi quando il gusto di questi prodotti, che per i cittadini del nord fino a qualche anno fa erano sconosciuti, inizia a diventare anche per loro un'abitudine, una piacevole abitudine, e lì inizia a essere molto molto gratificante. È piacevole per noi sapere che c'è un'azienda come l'azienda Caffo, amministrata da Nuccio Caffo, che incontreremo tra poco qui in questo che è il suo studio, il salottino al Vin Italy, che punta molto sulla calabresità e sugli uomini calabresi per portare avanti questa azienda. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Grazie mille, a presto. Grazie a te. Grazie mille. Aspettando l'amministratore e gli altri ospiti che arriveranno qui in studio, noi beviamo intanto un amaro del capo. Alla salute. Per gradire, a tra poco. Eccoci nell'ufficio del signor Caffo, siamo qui con Nuccio Caffo e con una parte del team, della squadra, dell'azienda Caffo, di calabresi che lavorano all'estero per l'azienda. Nuccio, prima di parlare di queste che sono le novità, come ci hai detto prima, del bottiglione dell'amaro del capo, vorrei che mi presentassi gli ospiti di questo salottino. Ti presento i miei collaboratori più stretti, nonché giovani calabresi che veramente si danno da fare per questa azienda e per portare in giro per il mondo e per l'Italia e per il mondo il nome della nostra Calabria. Inizio dal dottor Agostino Tripaldi, che è responsabile commerciale di sede, che ormai è con noi da tanti anni, è veramente una persona preziosa per l'azienda. Poi
continuando un altro Tripaldi, ma in questo caso un Tripaldi di Germania, che è Domenico Tripaldi, che è responsabile della Caffo Deutschland, cioè la nostra società che distribuisce i prodotti sul territorio tedesco. E poi Dulcis in fundo, come si dice, Alessio Pane, che è il responsabile della Caffo Beverage, la società con sede negli Stati Uniti, nel New Jersey, che distribuisce già da diversi anni i nostri prodotti sul territorio statunitense. La cosa che mette in comune gli elementi del nostro staff, oltre ad essere la giovane età, è anche la calabresità, perché sono tutti calabresi, quindi anche a dimostrazione del fatto che abbiamo delle professionalità importanti in Calabria, che si sanno dare lustro, diciamo, alla nostra terra, portando risultati sempre migliori. Siamo contenti anche perché il tuo legame alla nostra terra lo hai sempre dimostrato, attaccato chiaramente alla tua città e alla nostra regione. In questo caso hai dei validi collaboratori che sono calabresi, ma ne hai tanti altri, perché grazie a te tanti calabresi possono lavorare, trovano occupazione nelle tue aziende. Tra poco li sentiamo, facciamo giusto una battutina con tutti loro. Intanto abbiamo qui questa che è la novità del Vinitaly, questo bottiglione dell'amaro del capo. Facciamolo vedere, prendiamolo, ecco, perché è veramente grande. Il perché, come è nata questa idea, Nuccio? Abbiamo voluto celebrare la crescita dell'amaro facendolo crescere pure come dimensioni, e quindi abbiamo impostato il nuovo Magnum da 3 litri in edizione limitata, proprio per portare sul mercato la crescita del prodotto con una confezione diciamo da collezione, una confezione importante che rimarrà sicuramente esposta nei migliori locali non solo d'Italia o della Calabria, ma anche dell'estero. Già in Germania questo prodotto è partito, anzi è uscito prima che in Italia, diciamo in Italia lo stiamo presentando adesso, in America arriverà a breve, quindi stiamo cercando di farlo diventare sempre più grande. Edizione limitata. Diciamo, abbiamo per il momento illimitata, speriamo diventi illimitata. Ce lo auguriamo. Altra novità, Nuccio, state per inaugurare il nuovo stabilimento a Vibo Valentia, nella zona industriale, che interessa soprattutto la lavorazione della liquirizia. Sì, facciamo l'estrazione direttamente alla radice della pianta di liquirizia per ottenere, diciamo, l'estratto di liquirizia base che serve per produrre il nostro ormai famoso liquor ice, nonché una linea di, diciamo, di liquirizia pura che uscirà con due marchi. Uno è il marchio nostro Caffo, diciamo, per legarsi all'azienda principale, e l'altro marchio abbiamo voluto rispolverare un antico marchio calabrese, che è quello della liquirizia Taitu, che esisteva tanti anni fa. Ecco, abbiamo riproposto le antiche scatolette metalliche con diciamo, le varie immagini d'epoca. In particolare questa che hai preso è quella della liquirizia pura, che rappresenta, diciamo, questa immagine proprio Taitu, che esisteva, era l'imperatrice di Abessinia, e quindi è nata, diciamo, questa confezione in epoca fascista, perché diciamo, quello che aveva ideato questo marchio era stato in Abessinia, e poi era rimasto colpito da questa imperatrice che era molto temuta dagli italiani, e quindi al punto che, diciamo, questa, diciamo, regina nera appunto l'ha voluto utilizzare come marchio per le sue liquirizie. C'è della storia dietro questi prodotti, dietro anche dei nomi. Certo, è una storia lunga e noi cerchiamo di conservare la tradizione, pur puntando anche sempre all'innovazione, a far creare nuovi prodotti, però senza dimenticare mai le origini. Vedo anche delle bottiglie di grappa, che è una grappa importante per te, per la Calabria. Sì, diciamo che abbiamo voluto dare un'ulteriore spinta al settore delle acquavite e delle grappe, che è quello che diciamo, ha visto nascere questa azienda, perché noi siamo nati come distillatore di vinacci, e quindi poi i liquori sono nati in un secondo tempo, anche se magari i consumatori possono pensare il contrario, però già oltre 100 anni
fa il mio bisnonno distillava le vinacce non per farne grappa, ma all'epoca ne faceva alcol e poi nel tempo diciamo, sono nati gli altri prodotti. In particolare in questa fiera presentiamo la nuova grappa unica di Calabria, che abbiamo voluto chiamare così per celebrare l'unicità della nostra distilleria in quanto è l'unica distilleria attiva su tutto il territorio calabrese. Da lì il nome Unica di Calabria, quindi è un prodotto dedicato all'azienda. Per una volta diciamo, abbiamo voluto fare questo diciamo, regalo alla nostra storia. Poi l'altra grappa diciamo, nuova è la grappa Caffo Morbida, che è ottenuta da vitigni diciamo, aromatici e non troppo aggressivi, che vanno incontro ai gusti dei consumatori moderni che preferiscono una grappa più morbida e diciamo, un po' distante dalle tradizionali, diciamo, dalle grappe più tipiche. E poi infine c'è la versione invecchiata della grappa Caffo, appunto la vecchia grappa Caffo, che è, diciamo, è quella che, sulla quale stiamo lavorando di più nell'ultimo periodo, perché c'è diciamo, una tendenza del mercato verso le grappe invecchiate, ambrate, e devo dire che è una linea che sicuramente ci darà delle soddisfazioni. I prodotti non mancano, le novità neanche, signor Caffo. Ma l'azienda non è fatta soltanto di prodotti, ma di uomini validi, principalmente. Se mi permette, mi avvicino un attimo dai suoi collaboratori, partendo dal dottor Tripaldi, sì, che saluto, che è il direttore commerciale. Sono il responsabile commerciale di sede. Di sede, lei si occupa del commerciale? Mi occupo diciamo, della gestione della rete vendita di Italia. Abbiamo degli agenti su tutto il territorio italiano, uno ogni provincia, e quindi giornalmente ci troviamo ad affrontare e a supportare la vendita dei prodotti, che sta andando molto bene. Lei è affiancato da un team, da una squadra di lavoro, immagino. Sì, 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 abbiamo anche collaboratori in sede, c'è il direttore commerciale, abbiamo dei capi area diciamo, che gestiscono anche tutta la rete vendita a livello locale. Il bello di questo lavoro è che oltre ad avere la sede in Calabria riusciamo a relazionarci con tutto il territorio italiano, insomma, avendo agenti in tutta Italia. Calabrese che lavora per l'azienda Caffo in Calabria. Esatto, esatto. No, lo devo evidenziare perché abbiamo calabresi che lavorano per l'azienda Caffo all'estero, partendo da un altro Tripaldi, come ci faceva notare prima Nuccio, che lavora per l'azienda in Germania. Sì, sì, lavoro per l'azienda in Germania, dove ci siamo spostati adesso di sede. Da Lipsia siamo spostati a Monaco con il nostro magazzino, da dove operiamo per tutta la Germania. Di dove è esattamente lei? Io sono di Limbadi, sì, d'origini di Limbadi, mia madre e mio padre. Nato in Germania? Io sono nato in Germania, a Monaco, e i miei genitori sono entrambi da Limbadi. Sono entrambi limbadesi, giusto? Si sente più calabrese. L'accento calabrese si sente, in effetti poi parli italiano benissimo. Infatti mi sento un misto fra bavarese e calabrese, o calabrese mi bavarese. Dicono che lei passa diversi mesi l'anno a Limbadi, è vero? Sì, sì, questo è vero. Io ho avuto la grande fortuna che 2-3 mesi l'anno sono cresciuto in Calabria, a Limbadi. Infatti ho i miei amici e sono integrato lì anche benissimo come sono integrato in Germania. Amici e parenti? Amici e parenti, naturalmente. Vogliamo salutare qualcuno, visto che in questo momento a Limbadi poi abbiamo un ascolto strepitoso noi come emittente. Sì, saluto tutti i parenti e tutti gli amici a Limbadi. Me lo fai anche in tedesco, un saluto? Hallo und hallo und in tedesco sto confondendo col tedesco. Hallo alle in Limbadi und in Deutschland. Di dialetto sai qualcosa? Sì, 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 sì. Qualcosina, vediamo, la ricordi. Vi saluto a tutti a Limbadi. Bene, grazie anche a lei, buon lavoro. Il mercato tedesco, visto che siamo nell'argomento per l'azienda Caffo, per i prodotti Caffo, com'è? Il mercato tedesco è molto importante, dato che è il mercato più importante per l'esportazione di grappe amari al mondo. E l'amaro del capo sta avendo un successo anche in Germania, piace tanto. Noi abbiamo la fortuna che in Germania abbiamo tanti paesani
che ci tengono tanti alla tradizione e portano come ambasciatori avanti il marchio Caffo e specialmente il vecchio Amaro del Caffo. Insomma, grande soddisfazione. Sì, sì. Grande soddisfazione. La vediamo anche coinvolto pienamente nel progetto. Sì, assolutamente. Io sono molto felice di poter lavorare in un team così giovane e specialmente io con tutti ho un grande legame e sono tutti amici alla fine. Grazie. Grazie a lei. Un lavoro qui al Vinitaly, ma non è finita qui perché ci sono, io mi sposto qui nel salottino che abbiamo creato, ci sono altri calabresi che lavorano per l'azienda Caffo nel mondo, dalla Germania ci spostiamo agli Stati Uniti d'America, dove c'è questo ragazzo calabrese che si chiama? Alessio Panne. Alessio che è l'ametino? L'ametino. Giusto? Giusto. Alessio, che parla benissimo italiano chiaramente, ma vive e lavora dove? New Jersey, abbiamo la sede a Little Ferry, io abito anche in New Jersey, sono là da 13 anni, dal 2000. E da quanti anni lavora per l'azienda Caffo? Dal 2008. Dal 2008 un progetto nuovo che è subito sposato? Progetto nuovo che è iniziato a gennaio del 2008 e da loro sono passati 5 anni, il mercato di anno in anno è sempre in crescita e va bene. Siamo soddisfatti, il mercato americano è un mercato difficile, come vengono recepiti i prodotti italiani e quelli dell'azienda Caffo? I prodotti italiani in particolar modo vanno alla grande nel mercato americano e quelli Caffo vanno benissimo, in particolar modo nella comunità calabrese e poi in quella americana. Grazie ad Alessio Pane che ha un rapporto difficile con le telecamere. Sì, infatti. Abbiamo fatto questa iniziazione. Grazie, grazie. Signor Caffo, Nuccio, mi pare che questa è una parte del team, ci sia una squadra, soprattutto una squadra molto motivata. Sì, una squadra motivata, come dicevamo prima, fatta di giovani sia all'interno che all'esterno dell'azienda, quindi abbiamo davanti parecchi anni di lavoro da fare assieme, quindi cerchiamo di rafforzare ulteriormente questo nostro team con la voglia di fare, con la grinta che ci contraddistingue da sempre. Bene, noi ringraziamo Nuccio Caffo per l'ospitalità che ci ha dato, ci ha concesso qui nel suo ufficio, nello stand al Vinitaly di quest'anno. Appuntamento al prossimo anno con altre novità, con nuovi progetti, chissà cosa ancora riuscirà a regalarci, a sorprenderci per l'ennesima volta il gruppo Caffo. Grazie Nuccio. Grazie a te Marco, ci vediamo al prossimo Vinitaly.